Quindi in effetti credo che quella sia, diciamo, una posizione che continua a parlarci, che continua a interpellarci nel presente, perché è una posizione che interroga le narrazioni stabilite, in questo caso le narrazioni della storia dell'arte, diciamo, le figure attorno alle quali viene costruita una disciplina accademica, un canone, eccetera, e disidentificazione rispetto al genere, che sono dei temi terribilmente attuali purtroppo, diciamo, in questo squarcio di ventunesimo secolo. Quindi direi che non so se c'è ancora bisogno di Marcel Duchamp, ma direi che quel gesto che risale ormai quasi un secolo fa ha ancora la sua potenza per il presente, naturalmente. Entrambi vi siete soffermati sul titolo, sono molto felice di questo perché è un titolo effettivamente un po' azzardato, che in realtà è stato scelto perché poi, sai, diciamo, i tempi dei libri sono spesso lunghi, per cui il libro è pronto, si trova il titolo, poi l'editore ritarda, eccetera. Quindi ha un titolo che è stato trovato, mi sembra, attorno al 2009-2010. Allora, The Artist is Present di Marina Abramovic, non so se era già, Ah, no, forse è lei che mi ha copiato. È una coincidenza che sicuramente ha un senso, quindi naturalmente colgo questa nota come un aspetto positivo, cioè certo un titolo che ha, penso, una sua forza. Anche, diciamo, di presa di rischio in qualche modo, perché dire l'artista è una donna significa porre la questione di che cos'è un artista e che cos'è una donna, che cosa intendiamo in questi due termini. Naturalmente l'artista è una donna, questo poi già è stato detto sia da Federica che da Cristina, quello che impressiona in questo libro non è tanto diciamo, la realtà, se vogliamo, biologica, no? Dell'essere uomo, dell'essere donna, ma il significato che ricopre la differenza sessuale dell'essere uomo e dell'essere donna all'interno di meccanismi di produzione, diciamo, meccanismi culturali che hanno a che vedere anche con l'arte. Ah, quindi qui donna effettivamente è un termine che uso nel senso di quell'insieme di segni, no, di immagini, di codici che definiscono la femminilità, che definiscono anche l'esperienza, no, della femminilità. E in questo senso, riprendendo anche quello che è stato detto poc'anzi, l'idea dell'artista che diventa, divenire donna dell'artista è un'apertura verso quella che in particolare Griselda Pollock definisce come l'eterogeneità, no? Cioè donna come segno di un'eterogeneità radicale rispetto appunto a questa figura assolutamente, diciamo, data come omogenea, che è quella dell'artista. Naturalmente le cose sono molto più complicate perché diciamo, l'assegnazione identitaria maschile e femminile sta sempre dentro a delle tensioni, no? Tra la soggettività e l'immagine, la norma, eccetera. Quindi, diciamo, lavorare diciamo, sulla ricerca di identificazioni alternative in quanto artista da parte di Duchamp apre anche un campo che mostra quanto la mascolinità stessa sia una costruzione in realtà molto più instabile di quanto si sarebbe portati a pensare. Quindi l'idea di questo titolo era proprio legato a tentativo di pensare cosa diventa l'artista una volta che diciamo, è alle prese con questa eterogeneità significata dalla figura della donna. E effettivamente la modernità di Marcel Duchamp, cioè questa è un po' l'ipotesi del libro, risiede in gran parte in questo, cioè nell'aver saputo cogliere, nell'aver saputo osservare
cambiamenti nella vita, nei comportamenti delle donne da cui era circondato erano il segno più evidente, il segno più forte di una trasformazione che investiva tanto la società, la cultura nel suo insieme, quanto l'arte e il fare artistico. Quindi diciamo, questo è un po' per dare qualche indicazione, adesso è un po' complicato raccontare il libro perché un paio la scritta, avendo lo scritto, diciamo, sembra difficile ritornare così alla sua narrazione. Ecco, magari riprendendo altri spunti di discussione, diciamo sì, c'è un po' questa questione del dandy come una figura, se vogliamo, intermediaria, cioè il dandismo di Marcel Duchamp in qualche modo quello che gli permette di andare verso questa disidentificazione rispetto all'artista maschile e che lo porta poi appunto a percorrere questo cammino lo porta al travestimento e rossa la vita. Cioè in effetti c'è questo il momento in cui il dandismo, la figura maschile del dandy, si trova ad essere contaminata dalla cultura di massa nascente e diciamo rossa la vita è un po', se vogliamo, una sintesi, una risposta a questo momento. Allora, questo naturalmente va anche letto nel contesto in cui si trova Marcel Duchamp. Marcel Duchamp nel 1915 lascia Parigi, lascia la Francia in guerra per gli Stati Uniti. Questo è un punto abbastanza importante in tutta questa faccenda per diversi motivi. Il primo motivo, cioè l'ordine sparso, il primo motivo riguarda il fatto che Duchamp si reca a New York perché dice non voglio essere in un paese in guerra. Duchamp è totalmente indifferente, anzi prova anche una certa antipatia nei confronti della retorica belligerante, no? Una retorica dell'appello alle armi e anche un appello alla verità. E Duchamp è stato riformato dal servizio militare, quindi non è obbligato, o comunque non va a combattere, non è chiamato alle armi, però tutta la popolazione maschile e femminile, soprattutto quella maschile, era mobilitata, no? con l'inizio della guerra. Sappiamo anche che nelle cerchie artistiche legate all'avanguardia, alla questione dell'abbracciare le ragioni della guerra o no, era una questione tutt'altro che secondaria, in particolare ovviamente in Italia, non il futurismo, ma in realtà anche in Francia, l'avanguardia era veramente spaccata su questo punto. E Duchamp, come anche Picabiat, ad esempio, qui era molto legato, e altri artisti, quindi qua più vicini a Dada, naturalmente, rifiutano la retorica della guerra, rifiutano di contribuire in qualsiasi modo possibile alla guerra e scappano, cercano di scappare. Ecco, questo li mette immediatamente in una posizione un po' complicata rispetto alla propria identificazione maschile, no? Il momento in cui essere uomo coincide con o comunque viene costruita, la mascolinità viene costruita attorno a quel tipo di retorica, quindi fare un passo indietro immediatamente rende la propria mascolinità qualcosa di più complicato. Quindi Duchamp lascia New York, e a New York cosa incontra? New York incontra intanto una modernità molto più in espansione rispetto a quanto esisteva in Europa. Gli anni 10 sono il momento dell'industrializzazione forzata, accelerata degli Stati Uniti, è il momento in cui si costruisce la superpotenza americana, no? Che poi dominerà il XX secolo. Non è un caso che gli Stati Uniti entreranno in guerra, infatti, due anni dopo, risolvendo in qualche modo il conflitto, ed è anche il momento della nascita e dell'espansione, forse non della nascita, ma comunque dell'espansione della cultura di massa
in legata alla nascita dell'industria cinematografica. Essenzialmente gli anni 10 sono il momento in cui nasce Hollywood, nel momento in cui l'industria del cinema si trasferisce da New York a Los Angeles, quindi la nascita di tutta quella complessa che conosciamo. Quindi Duchamp arriva a New York, incontra questa modernità da cui è assolutamente affascinato e incontra anche una piccola celebrità, possiamo dire, che lui diciamo, sperimenta, nel senso che quando arriva a New York lui è già abbastanza conosciuto. Se infatti in Francia il suo quadro, Il muto che scende le scale, come forse vi ricordate dalle lezioni nel corso di storia dell'arte del XX secolo, non viene esposto, viene giudicato non conforme a una certa idea del cubismo, quindi grandissima frustrazione da parte del giovane pittore Yevtushenko. Questo stesso dipinto negli Stati Uniti alla Mori Show un anno dopo diventa il quadro più ammirato. Quindi Duchamp arriva negli Stati Uniti e tutti aspettano che arrivi questo celebre pittore cubista, questo celebre pittore che in realtà già non dipinge più. Quindi quando arriva viene intervistato, insomma rientra subito in contatto con gli ambienti dell'avanguardia, eccetera, e si inserisce immediatamente nel contesto newyorkese. Un contesto newyorkese che è soprattutto, almeno fino al 1917, cioè prima che gli Stati Uniti entrino in guerra, era una città assolutamente in ebollizione. No? La New York degli anni 10 è la New York dei grandi movimenti di contestazione, sono gli anni di Emma Goldman, per esempio, no? Dei movimenti operai, degli scioperi, del movimento femminista anche. No? Il movimento femminista americano negli anni 10 è importantissimo, porterà in particolare il diritto di voto, le donne americane nel 1920 votano, 1920 anno di nascita di Rosa Lavigne, forse non è proprio una coincidenza. E quindi Duchamp, immerso in questa esperienza della modernità, è particolarmente attratto dalle donne americane. Ovviamente c'è una parte di erotismo in tutto ciò, così di vita, diciamo, che lo riguardava, ma lui è quello che racconta in una delle prime interviste che concede arrivando a New York, mi chiedono cosa era che l'ha colpita di più arrivando a New York, cioè le donne americane sono qualcosa di incredibile, hanno preso il potere, sono libere, indipendenti, non si affascinano. E anche questo è un fatto che diciamo, va ben oltre la dimensione aneddotica, no? Dell'esperienza di un francese con la grande metropoli americana. Io credo che questa esperienza che fa Duchamp di una modernità che si pone sotto il segno del femminile, della libertà femminile, dei comportamenti femminili, gioca un ruolo assolutamente cruciale nella costruzione di questo personaggio, di Rosa Lavigne, che è un personaggio naturalmente molto ambivalente rispetto a queste trasformazioni. No? Rosa Lavigne è allo stesso tempo colei che firma le opere di Marcel Duchamp, quindi prende il potere in un certo senso, no? Usurpa in qualche modo il ruolo che era quello dell'artista, e Rosa Lavigne però è anche un prodotto commercializzabile, anche una starlette, è anche una donna seducente che la mia immagine imita quelli che già all'epoca sono i cliché che costruiscono la celebrità. Quindi ovviamente questo, diciamo, questo l'elaborazione di questo personaggio di Rosa Lavigne non è affatto lineare e il suo significato non è affatto univoco, ma contiene al suo interno una serie di ambivalenze, di tensioni attraverso le quali Duchamp negozia, diciamo, uno spostamento rispetto alla propria identificazione come artista, uno spostamento che sia all'altezza delle trasformazioni che lui stesso sta introducendo in questi anni con i ready-made, no? Quindi con l'abbandono della pittura e con i ready-made, ovvero con l'interesse per questi oggetti che non sono in altro in fondo che delle merci, no? Oggetti che possono essere acquistati.
viene di un grande magazzino, no? E quindi anche la questione dell'indifferenza, no? Una questione su cui Duchamp insiste in particolar modo rispetto alla scelta delle ready-made, ha a che vedere con questo, diciamo, anche tirare fino alle estreme conseguenze quello che era l'atteggiamento del Dandy, no? In cui parla Baudelaire, il lettore della vita moderna, no? Del rapporto del Dandy con l'esperienza della metropoli moderna. Ecco, l'indifferenza di Marcel Duchamp diventa, si trasforma quasi in una forma di mimetismo, con la disumanizzazione della merce, quindi con la disumanizzazione del lavoro, e del lavoro artistico in particolare. E questa forma di mimetismo non può fare altro che prendere le sembianze di un femminile, della figura femminile che è, come dire, il veicolo principale della merce. In questo, diciamo, in questi processi trasformativi che attraversano la vicenda di Duchamp in questi pochissimi anni, se voi avrete occasione di leggere questo libro vedrete come è anche molto concentrato su pochissimi, diciamo, lavori, pochissime opere, non è una storia di Marcel Duchamp, non so, da 1915 a 1923, ma veramente quello che ho cercato di fare è stato quello di seguire un filo, che naturalmente ne escludeva molti altri, ma seguire un filo che mi permettesse di cogliere alcuni aspetti che mi sembravano centrali, forse poco esplorati per motivi, diciamo, su cui posso anche tornare, dalla storiografia effettivamente immensa di studi che esistono su Marcel Duchamp. E in questo forse rientra anche il mio, diciamo, interesse per Manet, un po' per rispondere alla critica che veniva da Federica. Il mio interesse per Manet era, diciamo, legato al fatto che queste immagini dello Slavie stanno dentro ad una costellazione di autorappresentazioni fotografiche, tratto anche di alcuni ritratti, diciamo, di alcune mie fotografie realizzate da Edward Steichen e da Alfred Stieglitz negli stessi anni, due fotografi americani che ritraggono Marcel Duchamp in questi anni. Sicuramente però con Manet si crea una relazione di complicità tra uomini che mi sembrava avere un ruolo molto più importante rispetto a questi altri esempi nella formazione di queste rappresentazioni. Perché Manet sicuramente gioca il ruolo del comprimario, come è stato detto, un po' della spalla che sta lì per, diciamo, costruire l'immagine insieme a Duchamp. Il ruolo di Manet però è importante perché da una parte Duchamp sceglie in modo, secondo me, molto consapevole di non diventare lo stesso fotografo, cioè Duchamp usa la fotografia, e questo sono abbastanza d'accordo con quanto scrive Jean Clair, anche se poi per tutto il resto credo che la mia posizione sia abbastanza, diciamo, diametralmente opposta a quella di Jean Clair, ma su questo penso sia fondamentale sottolineare come per Duchamp diventare fotografo non aveva alcun interesse, lasciare la pittura per creare immagini con la fotografia per un altro mestiere, in qualche modo, per un'altra tecnica, per un altro saper fare, no? Non aveva importanza. Quindi Manet gioca un po' il ruolo di quello che invece, no, è lì per prendere la fotografia. Allo stesso tempo Manet, che diciamo, rimane folgorato naturalmente dal suo incontro con Duchamp già nel 1915, pochi mesi dopo cominciare negli Stati Uniti, a New York comincia a sperimentare accanto ai suoi lavori che lui stesso considerava come lavori più importanti, più avanguardistici, eccetera, però comincia a sperimentare questo mezzo, il mezzo fotografico, e lo sperimenta soprattutto attraverso i ritratti, e Duchamp è uno dei suoi modelli, insomma, tra i modelli più, diciamo, significativi in questo, diciamo, uso di
di madre della fotografia, e questi anni, cioè gli anni diciamo a ridosso della partenza di Marray per la Francia nel 1921, Marray diciamo pone le basi di quella che sarà la sua carriera folgorante di fotografo di moda, fotografo di celebrità, ma non aspetto anche questo, forse il più conosciuto di Marray, ma anche il meno studiato, adesso mi ho trovato pochissimi lavori, insomma, diciamo, approfonditi su questo aspetto. E in questo senso c'è, diciamo, un parallelo che si crea tra la ricerca da parte di Marray del mestiere, dei codici della fotografia commerciale e il modo in cui Duchamp va verso il mondo della merce, perché il lavoro molto abbreviato, per costruire la propria immagine d'artista. Questo è sicuramente un aspetto della questione che mi sembra importante. L'altro aspetto, forse quello un po' più complicato da spiegare, forse anche da estrapolare, riguarda la dimensione relazionale, della relazione tra uomini, la relazione tra due uomini eterosessuali naturalmente, che sta dietro a tutto questo processo. Una relazione tra uomini in cui i ruoli sono però costruiti in modo abbastanza tradizionale, cioè Marray occupa il ruolo maschile di colui che guarda, quindi in qualche modo assume su di sé lo sguardo voyeurista sul corpo femminile, e Duchamp dentro questa relazione con Marray occupa una posizione che invece è più immobile in qualche modo, perché naturalmente partecipa alla costruzione dell'immagine, possiamo solo supporre, immaginare come poi si svolgessero queste sedute tra di loro, e allo stesso tempo occupa il ruolo dell'artista femminilizzato. Quindi questa dinamica, possiamo definire una dinamica omoerotica, una dinamica comunque relazionale in cui il desiderio gioca un ruolo centrale, è un aspetto secondo me cruciale della costruzione di queste immagini. La questione della moda, naturalmente, che Lidia sollevava, è ancora una volta non è un dettaglio in tutta questa faccenda, e abbia colto questo aspetto, perché io penso che quando ci si avvicina a dei lavori, a delle elaborazioni culturali così complesse, la questione dei recinti disciplinari tra i quali troppo spesso ci mettiamo, comunque l'Accademia per metterci crolla immediatamente, non è possibile riflettere attorno alle immagini che costruisce Marcel Duchamp in questi anni senza osservare, senza osservarne tutti gli aspetti, cercando di tirarne diversi elementi che hanno a che fare con la costruzione di sé, dell'immagine, con le apparenze, quindi anche con i codici dei vestiti, i codici dell'abbigliamento, che giocano un ruolo molto importante in questa personificazione femminile di Marcel Duchamp, in queste personificazioni femminili, perché qua ci sono due versioni di Eros Lavie, la prima che è quella usata per il Ready-made della Vendée, che è sicuramente del 1921, la seconda invece quella della foto, un po' della star, in cui c'è una versione con la lente che la cui datazione è più controversa, forse è del 1924, ma mi sembra anche probabile, nel caso possibile, che arrivi a qualche mese dopo. Beh, se noi guardiamo queste due figure, sono anche due figure di femminilità che presentano delle differenze che possiamo ricondurre a partire dall'abbigliamento. La prima è una figura più legata, se vediamo, alla Belle Époque, una sorta di diva teatrale, quindi c'è questa commistione del momento in cui la diva entra nel circuito della merce. Ho visto un'immagine di Mary Gardner, che era una cantante attrice inglese, però molto celebre negli Stati Uniti, quindi gli anni 10 sono il momento in cui prima, anzi forse
Novecento, in cui l'immagine della diva viene usata per commercializzare dei prodotti, e invece la seconda versione, con questo cappello un po' così a bombetta, che è invece proprio il segno della garçonne francese, cioè della moda femminile degli anni 20, che anche lì non è un semplice, diciamo, dettaglio vestimentario, ma che segna anche il momento, diciamo, segna un momento di trasformazione nei comportamenti e nelle vite femminili. Quindi Duchamp, nella seconda incarnazione come Rossa Lavie, assume le sembianze, certo, della star con la pelliccia, ma di una star un po' alla Greta Garbo, se vogliamo, no? Una star quindi che incarna una certa modernità.